Buonasera e benvenuti alla prima edizione del TG Onesto, l'unico telegiornale con notizie vere e risposte oneste. Cominciamo subito con le anteprime di oggi. Meloni, il governo in prima linea contro l'omotransfobia, dopodiché estrae una K-47 ed apre il fuoco sulla folla. 13 paesi, tra cui l'Italia, chiedono il cessate il fuoco al governo di Israele nell'ambito dell'ultimo assalto a Rafah. Durissima la replica del premier Netanyahu. Col cazzo con le patate. Maltempo in Veneto, esonda il fiume Muson. Allagamenti ed evacuazioni anche in provincia di Padova ed a Gessate. Dura la replica del presidente del gruppo Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan. Ma quale cambiamento climatico, è Gesù che piange per la presenza di tutti questi frodi. Preso il Fleximan di Rovigo, ha abbattuto almeno 5 autovelox, a incastrarlo l'ultimo colpo. L'uomo è ora in custodia cautelare, ma la tensione è altissima perché i carabinieri temono che possa tagliare la corda. Non so se... E continuano le indagini in Liguria per il caso corruzione. Spinelli, interrogato dal GIP Paola Faggioni, si difende. Toti ci vessava. Dura la replica di Elly Schlein, che ne chiede le dimissioni. Pensavo che si fosse ritirato già da qualche anno. È ora che la magica si trovi un nuovo capitano. Il ministro dell'agricoltura, Francesco Lollobrigida, al Foro Italico, parla dell'importanza dell'alimentazione anche in relazione alle crisi geopolitiche, affermando che tante guerre non ci sarebbero state con cene ben organizzate. Prontissima la risposta di Tajani. Era ora che il governo si svegliasse. Abbiamo le strappone ad Arcore in cassa integrazione da un anno. Sport. La Juventus ha esonerato Max Allegri dopo le scandescenze post-finale di Coppa Italia, denunciando comportamenti non compatibili con i valori del club. Lui nega, affermando si sia trattato di una semplice lite negli spogliatoi, prima di dare un calcio a un grosso sacco nero che ha iniziato ad emettere dei gemiti sospetti. E passiamo al calcio. La Palestina chiede alla FIFA di sospendere Israele dalle competizioni. Infantino replica: aspettiamo il parere legale, di solito i bonifici ci mettono un paio di giorni ad arrivare. E questo è tutto per l'edizione odierna, vi diamo appuntamento alla prossima settimana.